Ciao a tutti e bentornati dal Pellicano. Oggi parliamo di uno sparatutto che recentemente è uscito per console, ma che già da qualche anno è molto apprezzato da chi gioca su PC. Non troppo tempo fa feci una recensione del primo Insurgency, che resta ancora oggi incredibilmente godibile. È assurdo quel gioco. E se non avete visto quella recensione, ve la lascio qui sotto in descrizione, vi lascio il link. E qui sopra dovrebbe comparire anche la scheda, con cui cliccate qua sopra, in teoria vi dovrebbe apparire qualcosa. Insomma, voi cliccate e andate a quel video, ma prima finite questo. Quindi, com'è Insurgency Sandstorm? È bello. Ok, a posto, possiamo concludere quel video, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sandstorm riprende meccaniche di gameplay e ambientazioni dal primo capitolo, ma con un motore grafico completamente diverso. Nel bene e nel male, ma ci arriviamo. Il primo Insurgency girava sul Source Engine di Valve, quindi leggerissimo, e che nel primo decennio del 2000 ha reso possibili progetti incredibili, come Insurgency appunto, ma in questo sequel gli sviluppatori hanno deciso di passare all'Unreal Engine 4. Un motore incredibilmente fotorealistico, ma che se non viene utilizzato per bene, insomma, il rischio di una pessima ottimizzazione è dietro l'angolo. Per carità, il mio PC era un'ottima macchina nel 2015, e oggi mostra gli anni, ma se mi gira Tarkov, non vedo perché su Sandstorm io debba avere sbalzi di framerate da 100 a 20 in occasioni troppo caotiche. Forse è un pelino troppo. Nell'ultimo anno gli sviluppatori hanno però risolto gran parte di questi problemi con diverse patch. Oggi mi gira decisamente meglio, anche se sicuramente ancora non è perfetto. Ma tralasciando questo dettaglio puramente tecnico, il gioco è pazzesco. È l'esatta evoluzione che mi sarei aspettato dal primo Insurgency. Esattamente quello che volevo. Mappe non immense ma dettagliate, piene di passaggi secondari, più interazione con gli oggetti, diversi modi di aprire le porte o creare varchi. Le animazioni sono brevi ma di impatto. E a proposito di impatto, sì, non sarà ottimizzato con la giusta cura, ma graficamente è tanta roba. Anche se alcune texture sono meno dettagliate di altre, dopo diverse ore ci si accorge di questo, però l'impatto complessivo, l'effetto delle esplosioni e il suono quasi fischiante dei colpi che ti passano vicino e che rimbalzano sulle superfici mentre ti ritrovi braccato dai nemici, è figo. Per quanto riguarda invece le modalità di gioco, gli sviluppatori si sono concentrati sulle vecchie glorie del passato. Quindi abbiamo Push, per esempio, modalità più giocata in assoluto, in cui una squadra difende checkpoint mentre l'altra prova ad avanzare e a conquistarli. Ma Sandstorm non è solo PvP. No sir! Ha anche un'ottima componente cooperativa, che vedrà i giocatori avanzare all'interno di una mappa tra avamposti e checkpoint. Chiaramente, se uno dei giocatori viene killato, dovrà aspettare che il resto della squadra conquisti una zona prima di poter respawnare, un po' come nelle modalità PvP, solo che i bot sono un po' di più. Ma giusto un po'. Di questo gioco io adoro la miscela di FPS frenetico, alla Call of Duty per capirsi, nei momenti in distanze ravvicinate, e di sparatutto tattico alla Tarkov. Anche dal punto di vista delle armi, che sono parecchie e in continuo ampliamento, abbiamo un feeling estremamente piacevole, sembra quasi di percepire il peso delle bocche da fuoco che teniamo in mano. L'unica funzione meno curata, secondo me, sono i veicoli, che sono utilizzabili, sì. Troppo poco approfondito, secondo me, il sistema di guida, che è una componente comunque, diciamo, molto molto laterale. Questa era la mia prima mini review di 5 minuti, un nuovo format a cui ho pensato per cercare di parlare velocemente di videogiochi che mi passano sotto mano, ma anche in maniera oculata, in maniera attenta, insomma, giocandoli per bene e parlandone con cognizione. A voi piace? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, quindi la parola a voi, grazie per essere stati qui e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.